Iniziamo subito senza perdere tempo con il nostro Ned Stark, ovvero Sam Bean. Da giovane non cambia molto, forse un volto più strafottente e sbarbato ovviamente. Ecco poi Tywin Lannister, che da giovane ha dovuto fare una scena un po' imbarazzante, comunque aveva anche un discreto fisico. La nostra regina Cersei Lannister era da giovane una bellezza pulita, quasi da brava ragazza, al contrario di com'è nella serie TV. Olenna Tyrell, la nostra simpatica vecchietta, da giovane era un bel bocconcino, come potrete notare. Dito corto sia Peter Baelish, da giovane forse era addirittura più brutto di ora, con quella sua scapigliatura e viso sbarazzino. La fantastica Catelyn Stark non cambia molto da quando era giovane e ha un viso molto normale e assolutamente acqua e sapone. Poi ovviamente abbiamo Tyrion, che da giovane è rimasto della stessa altezza, ma in questa foto particolare vediamo come non aveva i soldi per il parrucchiere. Poi abbiamo il re più odiato, Joffrey, che è un bimbo che a quanto pare non ride mai. Theon Greyjoy da giovane sembra un tossico alla Trainspotting. Poi Sandor Clegane, fantastico personaggio che tempo fa aveva proprio la faccia da bravo ragazzo un po' tontolone. Robert Baratheon non ci credevo, da giovane era niente poco di meno di Fred the Fleeston ed è simpaticissimo e pacioccone. Ma è una gioia Ser Jorah, da giovane era più brutto rispetto ad ora, probabilmente la vecchiaia gli ha fatto solo che bene. Sansa Stark invece è molto bella in ogni sua età, dalla fanciullezza all'età adulta. Arya Stark, anche se sappiamo che è piccola anche ora, da ancora più giovane continuava a divertirsi con le armi bianche e diciamo che non è cambiata molto da bimba d'ora. Intanto la montagna è anche uno degli uomini più forti del mondo, da giovane era ancora un ragazzo abbastanza normale, poi è diventato una bestia enorme. Il nostro Hodor ha uno stile molto alternativo quando non è davanti a una telecamera e da giovane era ben diverso da come lo abbiamo conosciuto noi. Daenerys Targaryen, ragazzi, non ho nulla da dire, è buona, non è cambiata nemmeno da giovane, sempre una bellissima donna. Poi abbiamo il nostro Robb Stark, che da giovane era sbarbato ma praticamente uguale, in un film era completamente biondo ma meglio ovviamente nella saga di Martin. Jon Snow invece è uno dei cambiamenti più radicali, da classica faccia da secchione pulizzato e uno sbarbato quindicenne, ora ha ancora quello sguardo perso ma è migliorato decisamente. Invece il nostro amatissimo Khal Drogo in delle foto sembra il classico belloccio da Baywatch, ma comunque ha sempre avuto dalla sua il fisico perfetto che tutti noi vorremmo. Touché, Momoa! La bellissima Natalie Emmanuel, cioè la Missandei del Trono di Spade, era da bimba una normalissima ragazza di una bellezza comune, ma con gli anni è diventata una delle donne più belle di Got. È cresciuta insomma molto molto bene, complimenti. Abbiamo anche una rarissima foto del Re degli Estranei, che possiamo ora vederlo da bambino in tutta la sua bellezza. Di passi avanti ne ha fatti veramente tanti. Ok ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi così non vi perderete gli altri miei schifosissimi video e buon non compleanno a tutti, ciao!